Ragazzi, volete acquistare crediti? Passate da igvault.it e con il codice malati avrete un aggiuntivo 6% di sconto. E bella a tutti ragazzi, qua Rebel, sono qui con la player review di Kanté Toss, ragazzi, giocatore mostruoso che ha fatto una stagione fenomenale con Leicester, che oggi potrebbe anche vincere il campionato, quindi un in bocca al lupo alla sua squadra. Comunque ragazzi, per questo video vi chiedo almeno 200 like, facciamo sentire che questo video è andato bene, deve girare per tutta YouTube Italia perché è una review di un giocatore molto molto forte. Ragazzi, Kanté, devo dirvi la verità, a mio parere è uno dei giocatori migliori, un centrocampista fenomenale, mi ricorda moltissimo Yaya Touré, perché comunque ha delle statistiche che mi permettono di fare questo paragone. Comunque ragazzi, iniziamo subito con la review. Allora, il primo pro è l'accelerazione. Accelerazione di Kanté molto buona, accelerazione di 87. Non ho deciso di metterla a velocità perché qualche volta sembrava più lento del dovuto e quindi mi sono fermato solamente all'accelerazione, che però è veramente un pro assurdo. Il secondo pro di questo giocatore, ragazzi, è la duttilità. Giocatore fenomenale sotto questo aspetto, penso sia uno dei suoi migliori pro. Ragazzi, riesce a giocare in qualsiasi ruolo, a centrocampo, riesce a essere incisivo in qualsiasi posizione. Io comunque ve lo consiglio C o C, so che magari lo prenderete mi prenderete per pazzo, comunque robe così, però Kanté, ragazzi, secondo me se lo mettete C o C, con l'ottimo passaggio che ha e l'ottima capacità di rubare i palloni che ha, vi farà segnare veramente un sacco. Io l'ho provato sia CC, sia CDC e sia COC. Devo dirvi la verità che da COC rende 10 volte di più degli altri due ruoli. Comunque, ragazzi, passiamo subito al terzo pro, il dribbling di 84. L'84 di dribbling si divide in 82 di agilità, abbastanza buono, 88 bilanciamento, 86 controllo palla, che è uno dei suoi valori migliori, un 81 di dribbling pure, un 85 di reazione. Statistiche decenti, devo dire la verità. Il suo dribbling non è malissimo, non è ottimo come altri giocatori, però comunque a centrocampo riusciva a saltare bene i giocatori e a arrivare in difesa senza perdere palla. Quindi un buon pro, ragazzi. Una statistica buona, comunque non sarà quella migliore, però mediocre, abbastanza buona, insomma. Il suo quarto pro è la potenza tiro, ragazzi. Potenza tiro molto buona di 81. Che però devo dirvi la verità, sembrerà almeno un 86-87, dato che la sua potenza tiro, veramente, come potete vedere nelle clip, spaccava le mani ai portieri. Quindi penso sia veramente una cosa assurda il suo tiro, che comunque non è molto alto. Però grazie a questa statistica riusciva a migliorare molto sotto questo aspetto. E quindi anche questo lo reputo un buonissimo pro. Passiamo subito al quinto pro, ragazzi. Il quinto pro è la difesa, il suo valore più alto sia in carta sia in game. Difesa in game che si divide in 99 di intercettazioni, 99 di contrasti e 93 di scivolata, ragazzi. È qualcosa di assurdo questo giocatore sotto questo aspetto. Recuperava veramente tanti palloni. Impostava anche, vabbè, quello c'entra col passaggio, però grazie al suo ottimo recupero, alle sue ottime scivolate, alle intercettazioni ottime, mi recuperava tanti di quei palloni e poi impostava, che era una meraviglia, ragazzi. Penso sia uno dei giocatori che ho provato più forti a recuperare palle e tutto, dato anche a queste ottime statistiche che si rispecchiano benissimo anche in game. Passiamo subito al suo sesto pro, ragazzi, il passaggio di 82 che si divide in 83 di visione, 89 di passaggio corto e 87 di passaggio lungo. Il cross è leggermente basso, 76, punizioni di 55 e tiro a giro di 55. Quindi il suo tiro a giro non è molto buono, ragazzi, però devo dirvi la verità che queste statistiche di passaggio sono molto buone e, come vi ho già detto, imposta molto bene palla. Passiamo, ragazzi, al suo ultimo pro, il fisico di 85 che si divide in 86 di salto, 81 di forza fisica, 72 di aggressione e 99 di stamina. Che dire, ragazzi, il suo fisico rende questa carta completa, gli riesce a far difendere palla quando l'ha tra i piedi e comunque riesce bene a resistere ai contrasti, grazie anche al suo ottimo bilanciamento, come vi ho già detto, molto alto. Comunque, ragazzi, ha solo un piccolo contro, che sono le 3 stelle skill, a mio parere,
che non gli permettono di fare quel salto di qualità e farmi dare 10 a questo giocatore. Comunque io gli ho dato un voto assurdo, cioè 9 e mezzo. Penso sia quest'anno il centrocampista più forte del gioco per ora, dato che è anche Toz e quindi dobbiamo aspettare anche gli altri. Ma questa carta secondo me è molto valida, ma ha un prezzo molto alto. Non l'ho deciso di dare fra i contro, dato che ragazzi comunque sarà un'altra settimana nel TOTS, dato che il prossimo sarà la BPL. Quindi il suo prezzo a mio parere potrebbe scendere di molto e vi consiglio di comprarlo circa fra una settimana e mezzo. Niente ragazzi, il video finisce qui, un salutone da Rebel.